Salve amici del blog Libri Opinioni, sono sempre io, la vostra Luigia, books blogger. Follow me, follow me, follow me. A parte gli scherzi. Allora, ieri mi aggiravo in libreria come al mio solito, ho perso le mie 2 o 3 ore, cioè nel senso che proprio mi sono persa tra i libri, ho perso la cognizione del tempo tra le trame, gli autori, i vari libri che volevo comprare. E soprattutto ho perso tanto tempo perché molti libri che sembravano interessanti alla fine erano serie o addirittura trilogie e mi sono detta no, non posso imbarcarmi nell'ennesima serie, nell'ennesima trilogia. Voglio qualcosa di diverso, voglio un libro che abbia un inizio e una fine, che non continui oltre, anche per una questione economica, perché poi ti ci innamori e finisci come quella roba lì alle mie spalle, la vedete? Vedete laggiù? Quella è Camilleri, 122 i volumi, tutte prime edizioni. E quindi ho detto no, desistiamo, oggi non mi voglio innamorare di nessun autore in particolare. E scava, scava, in un angolino c'era questo dorso e io l'ho tirato fuori ed è uscito fuori questo libro. Allora, Togawa Masako, Diario di un seduttore, un uomo a caccia di donne sole nella notte di Tokyo, fino a dove si spingerà la sua sete di conquista? Boh. Ebbè, la prima cosa che ho fatto è detto scopriamo chi è questo, perché io giustamente il mio giapponese è pari a zero. Togawa Masako, chi è? Invece chi è donna? Perché Togawa Masako è nata nel 1931 ed è deceduta nel 2016. È stata una delle più importanti scrittrici giapponesi di noir, nata a Tokyo, cantante, attrice e per anni titolare di un nightclub. Ha raggiunto la fama non solo come giallista, ma anche come icona gay e femminista. Marsilio ha pubblicato Residenza per Signore Sole, vincitore del prestigioso premio per il genere intitolato a Edogawa Rampo. Questo libro è un Marsilio Farfalle Edizioni e il costo è, scondrina alla mano, 17 euro. Ecco qui. Ebbene, ma vogliamo scoprire insieme di che cosa parla questo libro? Allora, follow me! Ebbene, scopriamo insieme la trama di questo libro. Come scopriamo insieme? La letta di copertina. Niente di più semplice, è quello che si fa prima di comprarlo, a meno che uno non compri a occhi chiusi. Va bene, leggiamolo insieme. Di giorno Honda Ichiro è un professionista ineccepibile e un marito esemplare che tutti i fine settimana lascia la capitale dove lavora per tornare dalla moglie a Osaka. Ma di notte, quando su Tokyo scendono le ombre e si accendono le luci dei locali più libertini, Ichiro, affamato di sesso come un cacciatore lo è di prede, si trasforma in un inguaribile Don Giovanni che approfitta di donne di cui fiuta la solitudine e l'impazienza per soddisfare il proprio desiderio. Convinto di possedere un talento naturale nella sua costante ricerca di emozioni forti, Ichiro è talmente innamorato della propria immagine e del ruolo che si è scelto in questa seconda vita da tenere un diario delle proprie conquiste. Eccolo qua, il primo errore, mai, mai lasciare tracce. Quando però le donne che ha seduto e abbandonato cominciano a morire una dopo l'altra, quel diario diventa improvvisamente una prova incontestabile della sua colpa. Depistaggio? Non lo so. Qual è la sua colpa? Honda Ichiro è solo un cinico adultero o è anche un assassino? Lo scoprirò, ve lo farò sapere. Opera della più grande scrittrice di noir d'Oriente, Diario di un seduttore è un piccolo gioiello che trascina il lettore in una storia sordida e sensuale, dove niente è ciò che sembra e lo conduce alla scoperta di quell'ambigua scena notturna di Tokyo tra dancing e locali fumosi di cui la stessa Togawa Masako era la regina. Ebbè, voi non l'avreste comprato?
Io l'ho fatto, era troppo Note per il lettore. Vanno lette le note per il lettore, ragazzi, sono fondamentali. Con riferimento a quanto si afferma nel romanzo riguardo al nesso tra gruppo sanguigno e sperma, non è possibile in realtà risalire al gruppo sanguigno di un individuo dalle secrezioni quali sudore o sperma. Succede tuttavia, soprattutto in caso di stupro, che insieme allo sperma vengono trovate nel corpo della vittima tracce di sangue, generalmente appartenenti alla vittima stessa. Ma occasionalmente anche all'aggressore. All'epoca in cui Togawa Masako scrisse questo romanzo, negli anni 70, il pubblico aveva scarsa familiarità con lo studio dei gruppi sanguigni e soprattutto col fattore RH. E questo spiega l'errore dell'autrice, errore che comunque non compromette, come si è visto, la coerenza della trama. Va bene. Come dico, come la vedo io, so può fa, inizierò la lettura e quindi più in là sul mio blog www.libreopinioni.com troverete la trama, cenni sulla vita dell'autrice e ovviamente la mia recensione, ovviamente solo dopo averlo letto. E nel frattempo io vi invito sempre ad iscrivermi al mio blog www.libreopinioni.com, quindi ora vi saluto, baci baci dalla vostra Luigia Books Blogger. Ah, follow me!